Sì, questo è vero. E volevo far dire che ho visto che sono stato annunciato come giornalista di guerra. È vero, ne ho fatte 8 o 9, però è già venuto Mimmo Candido, che è stato mio compagno di viaggi, e quindi sapete già tutto. Quindi preferisco parlare dell'informazione. Beh, la nostra informazione adesso subisce come posso dire, subisce una gap forte perché manca il tempo e la curiosità di approfondire la realtà. Il tempo dipende anche dalle tecnologie nuove, che sono tecnologie rapide, veloci, che trasmettono tutto in un secondo, ma tutto che cosa? Spesso sono notizie che non sono notizie, oppure mezze notizie, oppure notizie rimbalzate da altri mezzi di informazione. E poi manca la curiosità di andare a fondo alla realtà. Si preferiscono i talk show dove si incrociano i pareri, ma chi non conosce il problema resta estromesso, non capisce. E questo spiega anche il distacco dei giovani dai giornali scritti. Io ne parlo con rammarico perché la mia è stata una vita di carta, e quindi l'idea che i giovani non comprino i quotidiani mi fa un po' impressione. Oppure che li leggono di sbieco, ma non guardano nemmeno la televisione, e spesso sono lontani dalla realtà, e anche questo è una specie di dolore. C'è uno spettacolo, non so se è venuto a Reggio, Genova 01. Sono i fatti di Genova portati da questo bravo regista autore che ha montato poi delle cronache scritte dai giornali, e lui ha fatto una specie di oratorio molto bello che sta girando l'Italia. E alla fine dell'oratorio c'è un confronto con gli spettatori, cosa ne sanno e cosa pensano. E quando sono andato io a moderare la fine di questo oratorio che dura un'ora, è proprio una scena quasi immobile, con voci che entrano, gran parte dei ragazzi, i più bravi, i più intelligenti, probabilmente i primi della classe, per come parlavano, erano di un liceo abbastanza elegante, per come parlavano, questi ragazzi dicevano: sì, ci ha fatto impressione quello che è successo a Genova, ma non tocca la nostra realtà. Cioè non avevano riconosciuti una città come Genova, che poteva essere Bologna, Reggio, Parma, insomma, una città normale, non avevano riconosciuto come la violenza, spesso indotta, spesso manovrata, dai black bloc, ai poliziotti infedeli che picchiavano i ragazzi in quella caserma nella notte. Questo qui non ha impressionato gli studenti. Dicevano: sì, è un pugno nello stomaco, ma fra mezz'ora mi passa il mal di stomaco. E devo dire che erano anche ragazzi molto bravi per la proprietà con la quale si esprimevano, che forse i loro genitori o la mia generazione non hanno questa capacità di sintesi e di intervento nella realtà, ma loro scartavano questa realtà, e questo mi ha fatto impressione. E questo dipende forse gran parte dai giornali, ma proprio anche da questo ping pong televisivo che distrugge, perché tutti devono sapere tutto per capire quali sono le allusioni, oppure le polemiche spesso sono ristrette e sono partite. Insomma, c'è un distacco dei giovani dalla realtà dovuto in gran parte ai giornali e ai mezzi di informazione, salvo qualche eccezione come Report. Report è forse l'unica inchiesta televisiva che si fa oggi in Italia. Oppure anche Repubblica fa delle bellissime inchieste, ma sono quasi sempre inchieste che hanno risvolti o scandalistici o politici. Nessuno parte mai con un tema come l'acqua. Io vengo da un'inchiesta sull'acqua. Con un tema come l'acqua, la mancanza d'acqua nel mondo, in Italia. E l'uso dell'acqua minerale, che è un uso gaglioffo spesso, è un uso, l'acqua minerale che non viene controllata e che costa 6.000 volte o 600 volte di più, adesso non ricordo, dell'acqua normale, e spesso non è così pura come l'acqua del rubinetto. Ecco, perché questo distacco? Perché l'inchiesta ha bisogno di tempo. Ha bisogno di un lungo tempo. Inutile che nascondiamo, Gianluca è stato mio allievo all'università, ha fatto un bellissimo intervento su un'inchiesta che ho fatto fare sulla P2, proprio perché volevo che i ragazzi capissero, nessuno sapeva cos'era la P2, e volevo che i ragazzi capissero quando sono nati cosa stava succedendo in Italia. E questa cosa è stata molto interessante, anche perché gran parte dei ragazzi credevano che fosse un dentifricio, credevano che fosse una pistola. Avevo 321 allievi, una folla enorme, e usavo questa tecnica di far fare l'inchiesta a loro, di dare gli esami per libri scritti, non per libri letti.
Ed è stata un'esperienza che non è mia, l'avevo copiata, sono stato chiamato per 2 anni a insegnare a Cartagena da García Márquez in questa università che era pratica per giovani giornalisti, e anche Márquez diceva che l'inchiesta ha bisogno di lunghissimo tempo e i tempi non ci sono più, i giornali hanno fretta. Poi le informazioni che arrivano via internet oppure i flash televisivi fanno sì che più sui giornali si leggono più commenti che informazioni, o comunque le informazioni sono le stesse, identiche ovunque, anche perché, come voi sapete, come forse è stato spiegato qui da Mimmo Candido, che è un giornalista molto bravo, che conosce la realtà internazionale, e le multinazionali dell'informazione, le agenzie, che adesso sono diventate anche agenzie, la Reuters, la AP, eccetera, sono diventate agenzie anche visive, distribuiscono non solo parole ma distribuiscono immagini. Queste agenzie sono in mano a poche persone e coprono circa l'87% delle informazioni nel mondo, quindi tutto il mondo è pastorizzato sull'informazione. Per capirne di più bisogna scavare. I giornali hanno dei tempi stretti, sembra quasi uno sciupio mandare in giro uno che può, un'inchiesta può durare 5 giorni, anche 5 settimane, dipende dagli ostacoli che si trovano nel cercare la verità. Ecco, tutto questo ha cambiato l'informazione, quindi ha staccato dalla realtà le nuove generazioni. Teniamo presente che le nuove generazioni, i ventenni di oggi, è la generazione spot, cresciuta con questa aggressione pubblicitaria, spesso che induce dei bisogni che non ci sono, è inutile che faccia della sociologia da strada, ma insomma è così, che però è figlia della generazione TV e nipote della generazione del 68, quando il 68 ha avuto delle grandi idee, l'idea di cambiare la nostra realtà e aprire nuove prospettive, svecchiare la burocrazia e soprattutto il perbenismo che divide i vari centri di potere e i vari centri che amministrano la nostra realtà. Questa generazione si era illusa di prendere questa scorciatoia rapida, intelligente e anche eccessivamente utopistica, e in realtà le scorciatoie poi sono diventate quelle che vediamo poi. Io ricordo una frase, io non ho fatto tempo a fare il 68 perché avevo già la cravatta, e allora era la distinzione tra chi aveva la cravatta e no. Poi dopo tutti si sono levati la cravatta e quelli del 68 se la sono messa, adesso che hanno una certa età, quindi sono cambiate molte cose. Ricordo, adesso non voglio fermarmi sul 68, salto, parliamo delle inchieste. Le inchieste, parlavo di prima di García Márquez. García Márquez fa ancora questa scuola, la paga lui, e apriva però degli spazi in questa scuola dove lui non partecipava, l'ha pagata col premio Nobel suo e con i soldi che prende dai diritti d'autore dei suoi libri. Potevano partecipare 10 studenti, e possono, credo, 10 studenti di lingua spagnola del continente latino, con meno di 28 anni, ed vivevano a Cartagena 6 mesi. In questi 6 mesi 2 volte interveniva Márquez, Gabriel García Márquez, interveniva e come giornalismo e cultura, assieme a Carlos Fuentes, secondo me lo scrittore più interessante che c'è in questo momento, Alvaro Mutis, di quella vecchia generazione, e poi giornalismo e attualità, che ha chiamato me e il redattore capo del Paese. Ed è stata una cosa stupenda, perché io so bene lo spagnolo, però non mi sentivo di insegnare in un'università che credevo tradizionale. E allora Márquez ha organizzato questa cosa, lui faceva il capocronista, noi due eravamo 2 vice capocronisti, e abbiamo fatto un'inchiesta. È stata un'inchiesta un'inchiesta vera, un'inchiesta che ha portato all'arresto di un capitano della Guardia Nazionale per aver picchiato un ragazzo italiano che poi è morto, dicendo che era per overdose. Non era vero, insomma, è una storia lunga che non vale la pena ricordare. Però quello che diceva Márquez in queste riunioni, sempre, 3 volte al giorno, quasi fosse un quotidiano che il mattino dopo dovesse uscire, diceva sempre: ci vuole tempo. Bisogna confrontare i dati raccolti, e continuamente noi eravamo 10 più noi 3, 13 persone che tutte le 3 volte al giorno, 4 volte al giorno discutevamo i dati raccolti, che strada bisognava imboccare. Questa è un'inchiesta e queste cose non si fanno più. Manca la libertà di stampa? No, non è vero, la libertà di stampa esiste.
ma manca la democrazia nell'informazione, anche questo non è vero. Però dentro a questi due capisaldi che sono necessari per comunicare quello che succede attorno, si è inserito con un virus che entra nel computer la superficialità. Poi degenerata nella politica spettacolo, insomma le cose che sapete. Però la superficialità che è la fretta. Marx, tant'è vero che alla fine, visto che gli allievi che uscivano da questa sua scuola non venivano assunti nei giornali perché ritenuti troppo inquieti e forse troppo esigenti, ha comprato un giornale a Bogotà, un vecchio settimanale che stava morendo, Cambio, e ha messo dentro tutti questi ragazzi. Ed è stato un giornale fantastico. Si respirava proprio l'entusiasmo di ragazzi che avevano 30 anni, che avevano come quello che loro chiamavano il maestro, che ogni tanto li andava a sorvegliare, anche se no, lui non lo dirigeva naturalmente. Poi lui si è ammalato e il sogno un po', non so come sia adesso Cambio, sopravvive come prima. Ecco. Io ho cominciato dall'America Latina, prima di tutto perché dopo tanto girare mi sono concentrato negli ultimi anni sull'America Latina, quindi il paese che è il continente che conosco meglio, ma anche perché è un paradosso lontano che può avvicinarsi alla nostra realtà. Pensate che in America Latina ci sono stati negli ultimi 20 anni 213 giornalisti, non fotoreporter, che sono quelli più esposti ai rischi durante le guerre e durante i movimenti tumultuosi, insomma, di piazza, eccetera. Noi cameraman, 213 giornalisti che scrivono, quindi che sono più lontani in un certo senso dalla realtà, perché vi dico la verità, nelle guerre anche la RAI parte con una troupe, ma poi sul luogo, se c'è una guerra in Iraq, se ci sono le guerriglie nell'America Latina o in Africa, prendono uno stringer locale, il quale conosce la lingua, si muove e poi è l'unico che può rischiare, perché è la sola possibilità di guadagnare un pezzo di pane e di fare il giornalista con una telecamera in mano. Quindi le scene sono sempre girate dagli altri. Questi sono proprio giornalisti che scrivono e sono stati uccisi in un continente dove da 150 anni non c'è una guerra, non ci sono guerre, eppure uccidono i giornalisti. Perché? E qui rientriamo nel discorso iniziale, nel rapporto tra potere, politica e libertà di stampa. È un triangolo che spesso non si chiude, ed è un triangolo grave questo. Non si chiude perché, cito un esempio il più clamoroso, parlando dell'America Latina, immaginiamo il Brasile, le favelas, eccetera, la Colombia con i narcos, il Messico in piazza, Cuba con Fidel, ma non immaginiamo un paese come il Cile, che è un paese europeo, è un paese scandinavo. I cileni sono malinconici, fumano la pipa, hanno il più alto numero di suicidi del mondo, più della Svezia e della Norvegia. Quindi è un paese europeo, con dei manager bravissimi, l'economia comincia ad andare bene, anche se poi restano le divisioni che dirò. E il Cile è un paese dove la libertà di stampa, 17 anni dopo la nascita della democrazia, con due presidenti democristiani e due presidenti socialisti, in Cile non c'è libertà di stampa. Formalmente c'è, ma nella sostanza non c'è. Non c'è perché? Perché il potere della dittatura, sostenuto dal Dipartimento di Stato, ormai i documenti sono stati rivelati, gli Stati Uniti hanno questo di estremamente confortevole, che dopo 25 anni liberalizzano tutti i documenti, quindi sappiamo tutto veramente cosa è successo ai tempi di Pinochet, che Kissinger è stato l'uomo che ha soffiato spaventando Nixon, che hanno creato questa catena di odio attorno al presidente socialista Allende, e poi alla fine è successo quello che sapete. Bene, i poteri sono rimasti in questo paese gli stessi, le banche, le grandi industrie, e i giornali dipendono da queste realtà. Il che vuol dire che, e vi cito tre esempi, una giornalista bravissima che fa la scrittrice per vivere ed ha avuto per fortuna grande successo, e vi consiglio un libro sul Cile, Patricia Verdugo si chiama, è uscito da Sperli e Kufer e si intitola Gli artigli del Puma. I Puma erano gli elicotteri che Pinochet mandava nel nord, nel sud. Il Cile è un paese lungo come dal polo nord ad Addis Abeba, strettissimo e lunghissimo. E mandava questi elicotteri, che erano elicotteri Puma, a domare i militari che non accettavano il colpo di Stato, perché la dignità militare in Cile è molto sentita.
ed è stata tradita, tra virgolette, e poi riconquistata, adesso per finalmente torna normale, e mandava a debellare i militari che non ci stavano e a fucilare tutti i prigionieri che erano stati presi per ordine, tutti gli iscritti ai partiti dovevano essere imprigionati. Questi arrivavano e fucilavano. E qui i morti, i corpi dispersi, le cose che continuano ancora. Quindi si è creato subito un potere fortissimo, un potere che è arrivato al punto di nazionalizzare i fiumi. È come se nazionalizzassero il Po. Nessuno può mettere un ponte o pescare o attraversare in motoscafo il Po, se fossimo in Cile, senza il permesso del proprietario del Po, o dei due o tre proprietari del Po. E il Cile è un paese che ha centinaia, è uno dei paesi, delle capitali dell'acqua dolce, manca l'acqua, ma Argentina e Cile sono le Ande, solcono questi due paesi, e dalle Ande scendono tantissimi fiumi, ci sono tanti laghi, quest'acqua che scende in mare, e quindi nazionalizzare le acque voleva dire nazionalizzare un capitale enorme, anche per la produzione di un certo tipo di pesce, come si chiama, i salmoni, eccetera, che risalgono i fiumi, quindi nazionalizzare un grande capitale, tutto è in mano ai privati, ha privatizzato tutto, e i privati oggi detengono tutti i giornali e le televisioni. La Patrizia Verdugo, che con questo suo libro è riuscita a far arrestare Pinochet, è stato un libro difficile, ci ha messo 17 anni a raccogliere il materiale che dimostrava l'ordine di Pinochet per mandare la gente con questi elicotteri a uccidere le persone. Era difficile quando Pinochet era ancora presidente, ma anche quando era per 8 anni, è rimasto fino al 98 capo delle forze armate, quindi dei carabinieri, di tutte le polizie. Era difficile, era rischioso. Questa ragazza ha rischiato. Ha rischiato perché? Perché il padre era uno dei desaparecidos, cioè lei l'ha ritrovato pagando per recuperare il cadavere. Quindi ha scritto un libro bellissimo, anche quello è uscito in Italia, Bucarest 183, Bucarest è il 183, è il suo indirizzo di casa, era il suo indirizzo di casa. Bene. Questi suoi libri sono stati tradotti in tutti i paesi del mondo, ha vinto 2 award negli Stati Uniti, quindi è una specie di scrittrice, giornalista piacevole, che piace molto ai nordamericani, le cui inchieste invece sono molto efficaci e continuano. E lei non riesce a pubblicare un articolo in Cile dopo 17 anni di democrazia, nessuno vuole i suoi libri. Perché? Perché tutti in qualche modo sono debitori al potere pinochettista, che finalmente è morto, e sono contenti, così non hanno il fantasma davanti, perché l'ideale del Cile di oggi è il pinochettismo senza Pinochet. Tutti i privilegi restano, manca il piccolo padre della patria, come lo chiamavano, e adesso questo dittatore che ormai tutti riconoscono, che era ingombrante, eccetera. Lei non pubblica libri, in Cile pubblica libri, ma nessun giornale li compra un articolo. Ma poi c'è anche un'altra storia, sempre per darvi l'idea del Cile. Un'altra storia è che quando a un certo momento Pinochet è stato arrestato a Londra nel 2000, novembre 2000, e di colpo tutti siamo andati a Santiago del Cile. La televisione degli Stati Uniti, le televisioni stanno perdendo tanta pubblicità, la gente si incomincia a stancare, e allora per recuperare pubblicità hanno canalizzato gli interessi verso il continente che hanno sotto di loro, che viene considerato, era considerato un giardino di casa, e adesso, se Dio vuole, se si è liberato da questo dogma e da questo ingombro. E quindi ci sono televisioni nordamericane che in lingua spagnola e portoghese attraversano tutto il continente latino, e con Pinochet arrestato a Londra tutte hanno fatto delle revocazioni, arrivano anche in Cile, si prendono normalmente tutte le revocazioni che i cileni non hanno mai saputo. I genitori, e questo è curioso, la psicologia della paura è talmente forte, aiutata dalla disinformazione, che anche figli di amici che hanno scappato in Italia e sono tornati in Cile quando è caduto Pinochet, non hanno avuto il coraggio di dire ai loro figli in quale paese loro erano cresciuti e vissuti, cosa era successo agli angoli delle strade che loro attraversano per andare a scuola. Che una casa bellissima, che era la Villa Grimaldi, con giardino dove le nonne portano i bambini, eccetera, così, era il centro della tortura, dove è stata torturata anche la presidentessa di oggi, Michelle Bachelet. Non avevano avuto il coraggio, e all'improvviso
due generazioni di ventenni, ma soprattutto l'ultima generazione che aveva 18-20 anni, per la prima volta andava a votare nel 2001, ha scoperto tutto questo e sono rimasti travolti. Esiste nelle due Americhe un sistema molto diverso da quello italiano di votare, cioè bisogna iscriversi nelle liste elettorali, non è come noi che riceviamo la scheda a casa. Bene, quell'anno 540.000 giovani non si sono iscritti alle liste elettorali perché non capivano gli uomini cosa avevano fatto, gli uomini che le comandavano, anche se erano persone come Lagos, che è stato torturato, è stato in un campo di concentramento nella Terra del Fuoco. Però loro non capivano perché questi non ricordassero questo avvenimento. Bene, due anni fa, nel 2004, un giornalista che si chiama Sebastiano Pavlovic, di origine jugoslava credo, che è un grandissimo giornalista, uno molto bravo, tipo la Gabanelli di Report, una volta alla settimana fa una trasmissione di questo tipo, e per tre giorni sulla televisione nazionale, cioè dello Stato, con un presidente socialista come Lagos, ha annunciato per tutta la settimana che avrebbe rivelato tutti i documenti che riguardavano gli uomini d'affari cileni, come si erano legati a Pinochet e quanti soldi avevano ricevuto dal Dipartimento di Stato americano. Documenti pubblici, in Italia l'abbiamo scritto tutti allora e poi ce ne siamo dimenticati. In fondo non è il nostro paese. Potrei avere un bicchiere d'acqua poi, sì. Del rubinetto, visto che ho fatto una cosa. Nel nostro paese, all'ultimo momento la trasmissione è stata bloccata. È stata bloccata dal ministro socialista del governo, di un governo socialista. Perché? Perché la rivelazione più scottante era che Edward, che è l'editore di Mercurio, che esiste anche una televisione, Mercurio è il grande giornale cileno, grande giornale importante, perché non è solo un giornalone enorme, molto ben nutrito, ma è anche un giornale che in un paese così lungo riesce a stampare nella Terra del Fuoco e su nei deserti del nord, quindi l'unico giornale nazionale. Edward, del Dipartimento di Stato, ha rivelato che Edward aveva preso due... in inglese, vabbè. E, aveva preso 2 miliardi di dollari nel 71, due anni prima che ci fosse il colpo di Stato contro Allende, con lo scopo di parlare ogni giorno male contro di Allende e di coagulare una protesta che poi si è manifestata nelle strade, le pentole, eccetera, lo sciopero dei camionisti e tutte queste robe. Edward è riuscito a bloccare questa cosa. Le banche che sostengono il Mercurio hanno detto che tagliavano i fondi alla televisione. Gli stessi democristiani nel governo hanno detto che non bisognava dividere il paese e far riscoppiare una guerra civile. E la trasmissione non è andata in onda ed è stata sospesa senza nessuna spiegazione. Anzi, hanno licenziato il vice direttore della televisione nazionale che aveva permesso questo obbrobrio, che si raccogliesse questo materiale. Quindi parliamo del Cine. Non parliamo di altri paesi come il Brasile con Roberto Marinho. Roberto Marinho era il nonno di Berlusconi, quello che ha inventato la radio novelas nel 1938 e poi ha fatto le telenovelas che sono state prodotte da lui. È proprietario di tutta la stampa. Rede Globo è la televisione che fa nascere i presidenti dal nulla. Nel 1994 si doveva eleggere un presidente. Io ho seguito Lula che girava in corriera in Amazzonia per conoscere il paese, e Lula in quel momento era l'opposizione, come sempre è stato, un sindacalista, voi sapete che poi ha marciato verso il potere bene, poi adesso così così poi ne parliamo se volete. Sì, scusa, bevo perché ho fumato un po' troppo. E sono andato a intervistare questo grande vecchio che aveva 90 anni, il padrone dell'informazione del paese. Tanto per dirvi, per fare i presidenti era molto semplice. In campagna elettorale la sua televisione arriva perfino agli angoli nascosti dell'Amazzonia, che è lunga 6.000 chilometri l'Amazzonia. Negli angoli nascosti, tant'è vero che quando la Varig o le altre compagnie aeree hanno dei problemi che non riescono a trovare un aereo, non riescono a comunicare, è disperso, si rivolgono a Rede Globo per sapere se i suoi sensori riescono a captarlo. Quindi
è un'impostazione quasi militaresca, un'occupazione quasi militaresca del paese. Bene, l'informazione la fa in questo modo. Nel periodo elettorale mette una telenovela su una grande partita di calcio, che come sapete è una religione in Brasile, e in mezzo 10 minuti con il suo uomo che ritorna, le domande non le fa, non fa un discorso, c'è una domanda e lui risponde tra il primo e il secondo tempo. Poi tra la partita e la telenovela c'è un altro spazio e lui risponde a un'altra domanda. Poi negli intervalli della telenovela lui risponde. In modo che una popolazione che ancora era allora sul 27% analfabeta, o comunque ancora oggi poco inclina a leggere i giornali, a leggere così la televisione, soprattutto le radio, in tutti i paesi del terzo mondo le radio sono le cose più importanti, l'idea di sentire queste cose hanno creato, creano dei personaggi che non esistevano. Allora io sono andato a parlare con lui e lui mi ha detto alla fine: senta, ma secondo lei chi vince le elezioni? Ma ho detto: in testa Lula, nelle previsioni al 42%, gli altri hanno 7, 8, 10. Allora questo vecchio signore elegantissimo si è tolto la giacca di lino bianco che aveva sotto un maglioncino nero e mi ha guardato come se fosse un marziano. Vince Cardoso. Ho detto: ma non è neanche candidato. Glielo dico io, 40 giorni dopo ha vinto il primo turno. Questo è il sistema di elezione che ha sempre funzionato, che adesso è un po' cambiato. È un po' cambiato perché la crisi economica è stata quella che ha salvato il Brasile da un'eterna dittatura, e soprattutto dittatura economica parlo, non più armata, e soprattutto dal liberismo. Esistono altri tipi che fermano l'informazione, e se scelgo sempre il paradigma dell'America Latina, poi arriverò anche al paradigma italiano. Per esempio, prendiamo Cuba. Cuba è l'idea cubana di Castro, è stata una grandissima idea, quella di alfabetizzare la gente, di aprire le università. Il 51% degli ingegneri a Cuba sono donne, hanno un'ottima medicina, insomma tutte le cose che voi sapete di Cuba positive, ma l'informazione è rimasta ancora l'informazione di stampo sovietico. Non esiste nulla, cioè la stessa notizia con le stesse parole è in tutte le radio, nelle due televisioni e sull'unico giornale che è Gramma. Non cambiano nemmeno una parola, e quindi i cubani vivono questa realtà convinti di abitare il paese più felice del mondo, secondo questi mezzi di informazione. Mentre dall'altra parte, a Miami, esistono cubani, esiste il Dipartimento di Stato, esiste Telemartì, Radio Martì, che proiettano su Cuba informazioni dove spiegano loro che vivono nel peggiore carcere del mondo. Le notizie sono entrambe false, non è vero che Cuba sia il paradiso come tutti sapete, ma non è neanche vero che è un carcere. Sono notizie talmente inventate che di trasmissione in trasmissione, di telegiornale in telegiornale da parte di Miami, vengono non solo smentite ma cancellate come se non fossero state dette. Quante volte abbiamo sentito dire Castro è morto e nascondono il corpo? 20 anni. E mezz'ora dopo non ne parlavano nemmeno più. Allora, questo tipo di informazione viene represso come? Beh, a Cuba ci sono state repressioni piuttosto forti, ma non neanche tanto. Anche qui, nella trascrizione che i nostri giornali danno del potere cubano, dell'informazione, secondo i nostri giornali e le nostre televisioni, diamo valutazioni e quindi anche notizie false o diverse. Per esempio, esistendo questa informazione tronca a Cuba, l'ambasciata, che non è l'ambasciata, è l'ufficio d'affari americano a L'Avana, comunque un'ambasciata, serve per fare pratiche commerciali, eccetera, dare visti per chi vuole emigrare negli Stati Uniti, così. Ha organizzato dei corsi di giornalismo dove tutti possono iscriversi, contadini di 80 anni, pensionati, ragazzi di 18, in bianchini, intellettuali, bibliotecari, tutti. Uno si iscrive a questo corso all'ufficio d'affari, chiamiamolo l'ambasciata americana, in 3 ore, dopo 3 ore di lezione, viene dato loro un diploma che li consacra a giornalisti, ma viene soprattutto dato un computer, una stampante, un telefono cellulare, che sono proibiti a Cuba perché si può comprare queste cose solo col permesso dello Stato.
E quindi sono giornalisti che devono però, hanno l'obbligo morale di mandare negli Stati Uniti le notizie che ci sono anche di critica, dicendo si è rotto un ponte, non è aggiustato bene, i marciapiedi della mia città non funzionano, oppure anche cose più gravi, la polizia ha pestato uno, eccetera, eccetera. Perché vi dico questo? Perché è stato chiamato uno dei pochi grandi giornalisti che ha avuto Cuba, che è Raul Rivero, un poeta che è stato corrispondente di Prensa Latina, che è l'ANSA, l'ANSA è l'agenzia nazionale italiana, è stato corrispondente a Mosca, è stato corrispondente a Roma, a Parigi, è stato corrispondente in Giappone, cioè un giornalista che ha una grande esperienza professionale, ma anche è anche un poeta, molto bravo. È stato invitato, lui è andato, dopo 2 ore si è alzato, è andato via dicendo cosa sono queste stupidaggini, però, e questo è il peccato americano, il peccato è che quando questi giornalisti improvvisati, che poi in realtà sono, non sono altro che dei piccoli agenti foraggiati, vengono pagati per tutte le notizie che mandano a Radio Telemartì, ai giornali della Florida, eccetera, tutti questi giornalisti ne hanno arrestati 75, tra questi 75 hanno confuso anche Raul Rivero. Questa era una grande ingiustizia, perché si era staccato, tutti abbiamo protestato e alla fine è stato lasciato libero. Ma perché 6 mesi di prigione? Per quale ragione? Nessuno l'ha spiegato. A Miami c'è il contrario. Per esempio, io ho parlato con il direttore di Radio Martì, Umberto Medrano si chiama, il quale mi ha detto: questa è l'unica voce libera, noi diamo tutte le notizie, meno male che Cuba noi, e ho ascoltato disciplinatamente quello che mi diceva. Alla fine di questa intervista gli ho chiesto: senti, allora accendo il registratore e parliamone. Ah, dice: no, questo non posso, devo prima chiedere permesso al Dipartimento di Stato, perché noi siamo impiegati del Dipartimento di Stato. Quindi questa è l'altra faccia, danno le notizie che servono. E anche questo... anche questa è una realtà che a noi sembra così lontana. Non è proprio così lontana. Allora, arriviamo in Italia, dove io vi parlo delle inchieste, che non ci sono più, vi ho già detto delle cose che non funzionano, soprattutto, ma anche c'è stato uno sviluppo tecnologico che in fondo uccide un po' la verità. In Italia la situazione è quella che sapete. Io sono stato al Corriere con la P2 e non ce ne siamo accorti. E quando ce ne siamo accorti siamo caduti dalle nuvole dicendo: ma come? E abbiamo ricostruito dopo alcune vicende, l'inchiesta e gli articoli feroci che faceva sul suo giornale, che era un giornale del Corriere che si chiamava L'Occhio, un tabloid che ha avuto per fortuna una scarsa fortuna, diretto da Maurizio Costanzo. E Costanzo ha fatto degli articoli sostenendo che era necessario ripristinare la pena di morte. E noi eravamo sbalorditi di fronte a questo, diciamo: ma sei diventato matto? Ma guarda che ci sono delle cose, così lui è molto affabulatore. Non ci siamo accorti che il giro delle banche sovrastava il giornale. E gli sportivi italiani non si sono accorti che nel 1988, quando hanno giocato un campionato del mondo per le squadre che avevano vinto i campionati del mondo, Mundialito si chiamava, a Montevideo, la RAI, che aveva il monopolio delle trasmissioni, si è presentata formalmente con un impiegato 10 giorni prima. Non c'era nessuno che aveva le dirette in Italia, solo la RAI le aveva, e ha scoperto che Mediaset aveva comperato tutto, si chiamava Fininvest allora. Aveva comperato i diritti non avendo la diretta. E quindi c'è stato questo momento di panico, ma da che, dove trasmette, a chi trasmette? Il caso ha voluto che il dirigente RAI di Montevideo è riscritto la P2. Il presidente della Federazione Internazionale Gioco Calcio, Franchi, è riscritto la P2. L'ambasciatore di Montevideo italiano è riscritto la P2. Hanno fatto un gioco coperto di cui tutti, nessuno se n'è accorto, se non nel momento in cui è successo. E allora poi c'è stato lo sciagurato ritorno da Londra di Craxi all'improvviso per fermare un pretore e fare un decreto legge che permetteva le trasmissioni in diretta, e di lì è cominciato Berlusconi. Al Corriere abbiamo avuto vicissitudini ancora più profonde, perché la lotta della P2 non si è esaurita, ma non si è esaurita ancora oggi. Però chi ricorda la P2? Una delle tecniche del potere è quello di cancellare la memoria sovrapponendo alla memoria altre notizie, e soprattutto tanta plastica, la politica spettacolo, quello che avevo detto prima. Alla fine questi ragazzi crescono, e crescono con che cosa? Cosa sanno della P2?
Gianluca lo sa. Tra l'altro devo dire, devo fare un elogio a Gianluca, perché questo librone che è venuto, i ragazzi se ne erano iscritti su 331, se ne erano iscritti 3 alla P2 e gli altri 4 temi avevano scelto altri 4 temi. Man mano che i genitori forse ne parlavano a casa, forse avranno chiesto, forse avranno letto qualche libro, alla fine se ne sono iscritti 96. Erano 96, cioè quasi un terzo degli studenti che frequentavano questo corso, hanno capito che era importante la cosa. E io non ho voluto spiegare nulla, adesso a voi sto spiegando, sto riassumendo a grandi linee questa cosa. Ho voluto che da soli scoprissero, ho solo dato gli indirizzi. Ho dato l'indirizzo dell'Anselmi, che presiedeva la commissione, che presiedeva l'inchiesta parlamentare sulla P2. Ho dato l'indirizzo di Gherardo Colombo, il giudice che ha scoperto la lista della P2, e di tanti altri personaggi, anche piduisti, come si chiama, quello che adesso è capogruppo del DN, Radio Bello, Selva, Gustavo Selva. E tutti naturalmente dicevano: io non ci sono mai stato, eccetera, eccetera, eccetera. Però c'è stata una presa di coscienza e si sono resi conto, nel cammino di questa scoperta, si sono resi conto che chi erano i protagonisti della P2 e cosa sono diventati oggi. Beh, oggi sono stati fino a un anno fa i padroni della politica, da Cicchitto a Berlusconi, a Selva, eccetera. E anche nell'esercito. Nella magistratura c'è stata, adesso poi la magistratura si è rivoltata e li ha scaricati, ma mica tanto. E quindi si sono resi conti anche loro, come è successo con i ragazzi cileni, quando hanno visto la televisione, che il paese era diverso da quello che, non solo che loro toccavano, ma anche da quello che veniva rappresentato quotidianamente sui giornali e nella televisione. Sapete che è quasi possibile parlare di P2 oggi? Io ho provato molte volte, qualcosa riesco a fare, e così altri miei colleghi giornalisti, 15 giorni fa ero con Bocca, dice: sai che io telefono a Repubblica, dice: beh, il pezzo di questa settimana per il venerdì lo vorrei fare sulla P2, ma lascia perdere questa vecchia storia. Cioè, tutto sfarina, perché i poteri nel tempo si sono incrociati, e i poteri a volte fanno comodo, oppure ti ripetono ancora quella vecchia storia, insomma, come ha detto Bocca. E quindi la realtà non spiegata porta a queste cose. Ora, adesso poi vorrei delle domande, ma perché sennò io vado avanti una vita. Però stiamo sul vicino, io vengo da Parma. E qui i rapporti tra potere e informazione sono strettissimi. Se guardate nell'elenco degli editori che sono proprietari della Gazzetta di Parma, di TV Parma e di Radio Parma, trovate tutti gli imprenditori della città, soprattutto imprenditori edili. E quindi la città, nel momento in cui una parte di questi imprenditori ha inventato un movimento politico che si chiama Civiltà Parmigiana e ha scelto un transfuga della sinistra DC come sindaco, il quale subito appena eletto ha detto: questa è una città cantiere, la città è diventata una città dove si costruisce continuamente tutto, si occupano aree, la febbre del mattone, hanno costruito 6 ipermercati nel giro di 5-6 anni, svuotando i negozi della città. Ogni ipermercato vuol dire portare via 75 negozi in centro. 6. Hanno tolto i cinema, sono tutti in periferia. Quindi un'idea disumana della città, perché la città, il cuore della città è soprattutto per chi ha una certa età, e le nostre città, non so Reggio, Parma è vecchissima, il cuore della città sono soprattutto le persone sopra i 60 anni, che sono tante, e queste persone che hanno ricordi, anche ricordare è una parte importante del vivere in una città. Mario Tomasini, non so se l'avete sentito parlare, era questo che apriva i manicomi, che è morto l'anno scorso a Parma, aveva addirittura inventato un sistema che poi naturalmente questa giunta ha subito affossato, e ha inventato un sistema affinché gli anziani non andassero a finire quando erano bisognosi in quegli orribili depositi che sono i ricoveri, le case di riposo, insomma quelle cose lì, gli ospedali per anziani. Aveva inventato un'edilizia dove 3 persone anziane, 3 famiglie con i loro mobili, così si restringevano in 2-3 stanze, con portieri che erano anche infermieri,
e monitoravano questi tre appartamenti, ma tutto il resto del caseggiato era fatto da coppie giovani che pagavano meno di affitto, e in modo che gli anziani sentissero non solo i rumori della città, ma anche le voci di una vita che nel silenzio di queste case di riposo non ascolta. Naturalmente voi capite che con questi interessi non si è realizzato nulla a Parma. Parma fa una metropolitana. Fa una metropolitana che è veramente qualcosa di assolutamente assurdo, perché si può fare in una città una metropolitana, per carità, ma esiste un torrente che attraversa tutta la città, che non solo è sempre secco, ma anche nei momenti di piena hanno fatto due bacini verso l'Appennino, in modo che le acque si scaricano lì, stanno lì, quindi il flusso nella città anche nei momenti non esistono più piene. Quindi fare una rotaia che attraversa tutta la città, c'è a Parigi, non la fanno, scaveranno tutta la città sotto, spendendo follie, e la stampa esalta questa cosa come un esempio di modernità. Parma diventa una città europea, Parma uguale a Parigi. Io poi sono andato a Parigi 20 giorni fa, ho detto, ma non mi sembra tanto uguale, però questa è la dimensione che si vende. E alla fine, nella vanità della provincia, sapete, i giornali di provincia hanno anche un compito, quello di stendere sul lettino del giornale, come se fossero degli analisti, il lettore, e farli credere di vivere in una città stupenda. Io sono convinto che se c'è una campagna che sosterrà, come potrebbe sostenere, che a Parma c'è il più bel mare d'Europa, quasi tutti alla fine non ci crederanno, dicendo peccato che il mare si è allontanato un po', perché era il più bello d'Europa. Ora, per chi non legge, per i giovani che ai quali offrono movide in piazza, balli e queste cose, e gli scandali che affiorano dietro queste iniziative sono scandali drammatici. È un assessore che ha sei pub intestati a tutti i suoi compagni di paese, viene da un paesino. Esistono persone a Parma, personaggi importanti, che hanno due codici fiscali e governano la città. L'azienda della metropolitana è una lotta tra il ministro Lunardi e Pizzarotti, che dopo 30 anni di associazionismo si sono divisi e si hanno diviso gli affari, e quindi stanno facendo la lotta. La metropolitana non parte per questa lotta che l'ha bloccata. E poi bisogna fare un discorso serio. Io sono molto indipendente, avendo vissuto la mia realtà professionale molto all'estero, al di fuori dei partiti, anche se ho lasciato il Corriere per andare all'Unità, e devo dire che una parte di responsabilità ce l'hanno anche le cooperative, che sono importanti, hanno sviluppato la nostra regione, sono state straordinarie nel creare un tessuto di un benessere diverso da ogni altra regione. Per prima qui, poi si è allargato ad altre parti. Ma non possono associarsi agli imprenditori speculatori semplicemente perché hanno un buon ritorno. Immagino che le cooperative abbiano i bilanci, ma non possono distruggere una città, costruire città satellite, costruire metropolitane, tunnel ovunque. Pensate, il mercato di Parma è un mercato la ghiaia, è un mercato che esiste da 300 anni. Lo cancellano, lo fanno sottoterra, scaveneranno una città sotterranea e sopra metteranno dei fiori. Chi ci guadagna in tutto questo? Beh, ci guadagnano le imprese che fanno questi lavori. E i giornali di queste imprese, le televisioni di queste imprese, cosa possono dire? Dicono che Parma sta diventando una delle capitali d'Europa. È più facile vedere questo nesso, perché non è solo un nesso, il potere non viene solo esercitato così, il potere viene allargato in altro modo. 8 anni di un potere politico vuol dire che tutte le fondazioni bancarie, tutti gli istituti che servono di vigilanza, tutte le banche, anche proprio le banche, tutti i gangli della vita amministrativa della città o della vita pubblica sono stati pianificati da un potere che non è un potere autonomo, ma è un potere che dipende da un certo gruppo imprenditoriale, il quale controlla anche tutti i mezzi di comunicazione. Gigi Riva è venuto a Parma per l'Espresso per fare un ritratto della città, anche lui si è messo a ridere sulla metropolitana e ha detto tutte le cose che noi pensiamo. Pensate che c'è un ospedale del 1200, che non è più ospedale da 600 anni, che è diventato un archivio di Stato. Archivio di Stato per un ducato come Parma voleva dire la storia della città, che è anche la storia però di Guastalla, la storia di un ducato, di Piacenza.
Tutti i documenti sono stati impacchettati, 800 anni di storia, e messi in un posto, stanno per essere messi in un posto nascosto, in un posto dove non si potranno consultare, perché al posto di questo ospedale terranno le sale affrescate e per il resto faranno un albergo e negozi. E i giornali hanno detto che questa era un'idea, l'hanno chiamata la casa della carta perché poi lasciavano una bibliotechina. Quindi dietro le parole nascondevano realtà drammatiche. Ma voi, allora io vi dico queste cose, ma voi pensate che la gente le sappia in città? Non le sa, perché come sa le cose? Nessuno si interessa dei problemi, nessuno sfoglia le carte. E i giornali non fanno inchieste, i dibattiti televisivi sono tutti teleguidati. E allora? Che differenza c'è allora tra Cuba e Parma? Detta così, nessuna. Certo, non abbiamo Fidel. E forse è una fortuna adesso. Primo tempo forse, il primo Fidel andava anche bene. Adesso è una fortuna. Non abbiamo l'America che ci invade. E anche questa è una fortuna. Però non ho capito cosa potrà succedere. E la cosa grave è anche una certa resistenza della sinistra, una certa disattenzione, resistenza è una parola grossa, dovuta al fatto che tutti hanno bisogno di andare in televisione, tutti hanno bisogno di avere una finestra sul giornale quando fanno iniziative, è inevitabile. Un giornale come la Gazzetta di Parma vende 45.000 copie, e chi non ha bisogno di un giornale così? Allora l'informazione qui è l'informazione che sta determinando un'altra città, che è una città immaginaria. È una città dove nessuno si ritrova. Ad ora in poi chiudono l'ultimo cinema in centro di Parma, verrà chiuso a maggio, e ad ora in poi gli anziani, per prendere, se faranno la metropolitana, per andare al cinema dovranno prendere la metropolitana e andare in periferia. E quindi nessun anziano andrà più al cinema. Anche questa idea, un'inchiesta sulle città da fare oggi, lo dico a te che vivi, che fai delle inchieste, è quella di vedere che città ci sarà per domani. Già i mercati sono cambiati. Le farmacie una volta vendevano eccitanti, vendevano cose per malattie delle persone adulte. Oggi le farmacie vendono calmanti. Non vendono più il latte in polvere per bambini, non ne vendono, una volta era uno dei mercati, entravo nelle farmacie con mia mamma quando ero piccolo e c'era proprio tutta l'idea dei bambini, fasce, oggi i bambini ce ne sono pochi e quindi le farmacie invece sono piene di cose per chi ha diabete, per chi ha l'ipertensione, queste cose. E quindi se il mercato si è accorto del cambiamento, perché l'informazione non si è accorta di questo cambiamento? Perché questo spaccare in due la realtà in questo modo drammatico? Ecco perché le nuove generazioni non capiscono. E questo, devo dire, non capisco non tutte, perché ci sono delle generazioni, di nuove generazioni, e io sono molto ammirato di questi ragazzi che si sono liberati dalla plastica nella quale noi li abbiamo avvolti, noi giornalisti, i politici, come quelli che vi ho raccontati, eccetera. Sono liberati da soli e fanno volontariato, protestano in piazza, sono una minoranza, è vero, però insomma è una minoranza che si è fatta praticamente da sola. Un grave colpo l'hanno le scuole, le famiglie. Ho fatto prima l'idea dei figli spot, padri TV, nonni del 68, cioè questa sintesi che non si è chiusa e che è degenerata dall'utopia spesso del 68 al dominio della televisione. La televisione commerciale, che è una parola del quale alcuni si riempiono la bocca, ha creato una vita commerciale. Siamo abituati con delle discrepanze incredibili. La scuola, tutto quello che gli insegnanti bravi, mettiamo che siano bravi, quasi tutti insomma, insegnano a scuola il rispetto, lo studio, l'osservanza delle regole, viene poi scompaginato dalla vita che trovano fuori, dalla televisione e dalla famiglia. Quando le madri picchiano la professoressa perché ha dato un brutto voto, è l'idea che il voto sia il fondamento della vita. Quando il 68 aveva distrutto questa idea del voto, quindi tutto è tornato come prima, la vita è tornata commerciale come la televisione commerciale. E credo che sia la cosa più triste che vi si possa dire dell'informazione.
Come vedete sono stato molto lontano dalla guerra, per cui ero stato annunciato, ne ho fatte tante, poi ho fatto tante conferenze sulle guerre che ho visto, ma insomma è venuto Mimmo Candido, io di più non posso dire. Ci sono domande, insomma, preferirei. Tanto siamo in quattro. Faccio io una domanda. Mi dica, lei che ha perso il film di Olmi? Eh? Lei che non è andato al film di Olmi? No. Sotto pressione dal numero, no, perché mio figlio è la casa di cinema, ecco, è un cinema che il 31 maggio chiude. Anche qui, quindi le città si somigliano? Il motivo però non è, solo per crisi cinematografica, sono altri motivi. Vabbè. Però, ecco, semmai è l'altra metà della sala che è nato prossimo, comunque lo stesso. Faccia la domanda. Ma la domanda è semplice, ma lei, che è così bravo, e dammi che ho letto... Sono molto intelligente. Perché non viene a vedere la Reggio? Perché? Non approfondisci i problemi di Reggio? L'ho fatto. E vedrà che ci sono molte affinità... L'ho fatto alcuni anni fa sul Corriere, ho fatto due pagine sul Corriere. Affinità. Lei ha detto che ci sono la cementificazione della città. Reggio, il direttore, il bravissimo direttore di Reggio, l'ultimo, Pandini, non fa altro che dire, citare, denunciare tutta la costruzione, la cementificazione della città. Il problema delle fondazioni bancarie è sempre interessante approfondire. Ah, lo so. Ecco, perché stranamente. Quando la sinistra gli riesce a avere in mano la fondazione bancaria, tutti i giorni si farà di controllare. Nel momento che la sindacessa Fagiari è diventato uno strano scambio di ruoli. Di che partito è la sindaca? La Fagiari? Sì. È stato quello che ha nato la città 16 anni che ha permesso la cementificazione della città. Sa che è passato 10 anni da 130 a 160 mila abitanti. Beh, per se... quando c'è stato lo scambio tra Romanodori e il sindaco, che stranamente era Margherita poi improvvisamente non si può parlare della Romanodori, la presidente della fondazione bancaria. Ecco, a Manodori è diventato un tabù, non si può dire niente. Io ho conosciuto anni fa che era un dentista. Tant'è che in un recente congresso della Margherita un candidato alla segreteria ha detto fino a quando il minotauro di Via Tosti non si è risolto, la situazione politica non è molto chiara nel costruire il Partito Democratico. Stranamente chi presiedeva l'onorevole Castagnetti ha fatto presente, tra l'altro mio amico, che ha superato il tempo di 4 minuti che doveva chiudere. Il giorno dopo il segretario provinciale del DS Fantuzzi gli ha fatto una dichiarazione durissima, perché questo delegato, sui giornali, si è già dato a toccare la mano d'oro. Quindi in sostanza io non difendo Parma, ma molti problemi che lei ha sottolineato di Parma sono a fine Reggio. La Spagari, e non lo dico io, il presidente del circolo Valdo Magnani ha sottolineato maliziosamente le foto che era apparse sul giornale di un matrimonio del figlio dell'onorevole Bonferroni, che in questi giorni si è i giornali hanno parlato perché l'onoreria eccetera, ecco, il quale a questo matrimonio c'erano Quattaloca, lo sindaco di Bologna, Casini, Spaggiari, eccetera. Era un circo di scienza che Valdo Magnani, se ne sa,
è stato un deputato, è stato, sì, che è rientrato dopo essere stato cacciato fuori nel 51. Con che maniera? Sì. Esatto, io ero amico di mio padre, quindi ho anche avuto il piacere di conoscerlo personalmente. Ecco, e faceva strane considerazioni. In sostanza, per non tirare lunga, lei ha fatto un'esposizione che collima, grosso modo, con la situazione di lei, cioè, parla, Io con i parmigiani sono mai andato d'accordo. Ho lavorato a Sant'Ilario in Porta come impiegato per 12 anni, quindi là si considerano tutti i parmigiani. La cadetta di Reggio che arrivavano erano 3 coppie, la cadetta di Parma 40-50 coppie, dai, la cadetta di Parma. Perché più vicino a Parma? È una vera azione massonica, ecco. Cioè. Però lei, quello che ha detto, ho detto alcune cose, ma potrei proseguire, bisogna approfondire chi però ha fatto queste enormi costruzioni, che hanno cementificato la città, che il giornalista di Telereggio, lei sa di che situazione è Telereggio, e non ha fatto altro di nuovo, no, il vecchio ha sempre detto che tutto andava bene, e Franzini, bravissimo giornalista, quello che ci fa un libro sul tanto di Bob Carriere, non fa altro che denunciare, toccare, fare evidenziare la via Settembrini, la Bella Rosa, eccetera, la paurosa cementificazione fino a quello che è il più abominevole operazione, la cementificazione del parco Terrachini e Villa Ottavi, che è un polmone verde della città sulla via Emilia, e quando c'era dentro 1700 famiglie, lei se viene da Parma alla via Emilia, ci sono due strade, così voglio vedere quando già comincio a costruire. Sì, però vede. Il problema che... Sì, ma adesso vede, io quello che mi ha impressionato, no? La cementificazione è italiana, stiamo distruggendo il bel paese, però la cosa grave di Parma non è tanto la cementificazione. No, non è tanto la cementificazione, sono le opere pubbliche che paghiamo noi, che fa il comune, sono opere pubbliche, la metropolitana. Vorrà dire che per 3 generazioni pagheranno i debiti per la costruzione. No, ma la metropolitana vuol dire attraversare la città tutta sotto la città, le puoi immaginare. Io però sto parlando di quello che già si sta facendo, tentano di fare. Distruggere coi soldi pubblici un archivio di Stato. La cosa più buffa, avevano... La cosa più buffa è che vogliono costruire un ponte, che hanno avuto il permesso, un ponte a nord, cioè dietro la stazione di Parma, verso il Po, vogliono costruire un ponte, e per la speculazione su questo ponte pagato dai soldi nostri vogliono costruire palazzi come il Ponte Vecchio di Firenze, ma alti 5 piani, quindi un muro che chiude la città. E a proposito di ponti, noi abbiamo un sindaco che era un democristiano di terza fila, che poi è stato inventato per essere messo lì da una... Sì, Ubaldi. Ubaldi è deputato, No, per carità. No, Ubaldi è stato deputato. No, vabbè, lei mi ha informato, guardi. No, la posso garantire che non è stato... Quello che vuole. Telefoni. Allora le dico... No, scusi, devo finire io. Adesso finisco io, poi cambiamo anche tema. Volevo dire una cosa. Ubaldi è stato l'uomo di Andrea Borri, che era presidente della commissione della RAI, e che quindi si interessava di altre cose, ed era il portaborse. A casa di Callisto Tanzi con De Mita, una sera hanno inventato che Borri era troppo libero come democristiano, troppo di sinistra, troppo aperto, troppo colto, non badava agli interessi di bottega, e avevano bisogno di uno che prendesse ordini. E lo hanno inventato come candidato deputato, 92. Ha fatto fare una ricerca proprio all'università su questa cosa. L'onorevole, che era lì da 3 generazioni, da 3 mandati, che aveva avuto un successo limitato alla cultura che si proponeva, quella della comunicazione, ed era diventato presidente della commissione RAI, era sempre stato coccolato dagli imprenditori, era l'unico uomo di Parma di un certo peso che era a Roma.
La pubblicità, il budget pubblicitario assegnato Baldi nel 92 è stato di 1 miliardo e 400 milioni. Il portaborsa improvvisamente, che senza dir niente al suo ex capo ufficio, si è presentato contro di lui. Borri l'ha saputo dai giornali che si era presentato contro. 1 miliardo e 400 milioni. Ho fatto fare una ricerca, i soldi lo so perché sono amico di alcuni di questi protagonisti. In una città si cresce assieme, si resta perlomeno conoscenti. Ritorno alla comunicazione. Ho fatto fare una ricerca dagli studenti in queste tesine. Aveva il rapporto tra le pagine di pubblicità dedicate a Ubaldi sui giornali degli imprenditori e sulle televisioni degli imprenditori, gli spazi, e quelli dedicati a Borri era 5,9 in favore di Ubaldi rispetto a 1. E lui è stato eletto e lui ha proclamato la città cantiere. No, un momento, le elezioni lui ha vinto a Parma, ma ha perso allora a Reggio, a Modena e a Piacenza, e quindi ha festeggiato a Parma una sera, ero lì io, guardi, non lo dica, ero lì, ha festeggiato a Parma la sera facendo un discorso in televisione dicendo andrò a abitare ai Parioli, così. Il mattino dopo sono arrivati i voti di Reggio, Modena e Piacenza e ha perso ed è rimasto a casa, e Borri è stato rieletto. Allora si è messo in moto la macchina per farlo sindaco e ci sono riusciti. Ci sono riusciti con un esborso di soldi ancora maggiore, ma a questo punto, siccome io li avevo presi in giro sul Corriere, quando aveva perso, ho detto non ha funzionato, siccome lei sa che è completamente rasato, no? Aveva questa calvizie da vecchie cameriere di una volta, no? Di quelle un po' patente. Adesso si è rasato e sembra più giovane, sembrava adesso. E allora io ho fatto un pezzo sul Corriere, un articolo sul Corriere dicendo che non ha funzionato l'effetto Pantani. E quindi abbiamo rotto i rapporti da quel momento, come voi capite. E quindi non so più delle seconde cifre che sono state ben più alte. E alla fine lui si è proclamato la città cantiere. E l'ha fatta. Con delle cadute anche di stile abbastanza buffe. Parma è generata con Worms, che è di là dal Reno. E quindi quando andava con alcuni consiglieri, i miei amici, si fermava su questo ponte gigantesco che attraversa il Reno, che ha questa specie di antenna alta che regge trasversalmente il ponte, ma lo regge davvero, ce n'è uno da una parte e uno dall'altra. E lui ha detto: se divento sindaco di Parma farò un ponte così. E l'ha fatto, solo che lì il Parma dove l'ha fatto è largo 15 metri, quindi ha dovuto farlo, non attraversare perché era buffo, l'ha fatto tutto a riva, il ponte regge la riva, inaugurato da Andreotti, e anche qui c'è i giornali, l'ha inaugurato il giorno del referendum, dove nessuno poteva più parlare nei giornali di televisione, esprimere giudizi politici, come lei sa, dei politici, e anche